Il topo dei fumetti. Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi in carne ed ossa. Squash! Esclamò subito, sentendo odor di gatto. Come ha detto, bisbigliarono gli altri topi, messi in sussecuzione da quella strana parola. Splon, bang, gulp, disse il topino, che parlava solo la lingua dei fumetti. Deve essere un trucco. Essere turco, osservò il vecchio topo di bastimento, che prima di andare in pensione era stato in servizio del Mediterraneo e si provò a rivolgergli la parola in turco. Il topolino lo guardò con meraviglia e disse: Zip, fish, bronk. Non è turco, concluse il topo navigatore. Allora cos'è? Vatta la pesca. Così lo chiamarono Vatta la pesca. E lo nero un po' come lo scemo del villaggio. Vatta la pesca, gli domandavano. Ti piace di più di il parmigiano o il groviera? Split gong, zibi zibi di! Rispondeva il topo dei fumetti. Buona notte, ridevano gli altri. I più piccoli poi gli tiravano la coda apposta per sentirlo protestare in quella buffa maniera. Zong, splash, squash! Una volta andarono a caccia in un mulino pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi affondavano i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo cric, 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 come tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva crack, screck, screck, crack. Impara almeno a mangiare come le persone educate, borbottò il topo navigatore. Se fossimo su un bastimento, saresti già bu stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che fai un rumore disgustoso? Crank! Disse il topo dei fumetti e tornò a infilarsi in un sacco di gran turco. Il navigatore allora fece un segno agli altri e quatti quatti se la filarono, abbandonando l'ose straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa. Per un po' il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava per addormentarsi quando ecco nel buio accendersi due semafori gialli. Ecco il fruscio sinistro di quattro zampe di cacciatore. Un gatto! Squash! Disse il topolino con un brivido. Gragragarun! Rispose il gatto cielo! Era un gatto dei fumetti, la tribù dei gatti veri. Lo aveva cacciato perché non riusciva a fare miau come si deve. I due derelitti e si abbracciarono, giurandosi a eterna amicizia, e passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti. Si capivano a meraviglia. Fine 19ª parte.